Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. 23 novembre, 8 giorni dopo, il padre Ralph Wittgen, giornalista e osservatore al concilio, fa sapere che è stato Monsignor Glorieux a bloccare le 450 firme della lettera petizione contro il comunismo. Allora, quale sarà stata la soluzione? 24 novembre, giorno dopo, Paolo VI ordina che sia inserita una nota nel documento sull'ateismo, con la quale si richiama l'insegnamento della Chiesa sul comunismo, facendo riferimento a Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI stesso. Ora, che cos'è una nota su un documento conciliare? Questo è il documento conciliare, Gaudium et Spes. È una costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Allora, scendiamo e arriviamo al numero 21. Atteggiamento della Chiesa di fronte all'ateismo. La Chiesa, fedele ai suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, non può fare a meno di riprovare, come ha fatto in passato, 24. Ecco, questa è la nota su un documento conciliare. Un numerino che indica di andare in fondo al documento e leggere la nota numero 24. Leggiamo la nota. Questa è la nota 24. Le note arrivano fino a 171. Confronta Pio XI enciclica Divini Redemptoris del 1937, Pio XII Papa enciclica Ad Apostolorum Principis del 1958, Giovanni XXIII enciclica Mater et Magistra del 1961, Paolo VI enciclica Ecclesiam Sua del 1964. Eccola qui, è tutta qui. Poi le note proseguono fino al numero, come ho detto, 171. E insomma, questa nota sul comunismo non è certo come la nota esplicativa previa per ribadire il primato del Papa su tutti gli altri vescovi dell'altro documento Lumen Gentium. Dunque, quattro encicliche in cui all'interno c'è una condanna del comunismo. Torniamo al numero 21 per comprendere l'importanza di questo richiamo. La Chiesa, fedele ai suoi doveri, non può fare meno di riprovare, come ha fatto in passato, con tutta fermezza e con dolore, quelle dottrine, quelle azioni funeste che contrastano con la ragione e con l'esperienza comune degli uomini e che degradano l'uomo dalla sua innata grandezza. Cioè, per fortuna che qui c'è scritto ateismo, perché qui altrimenti è un preambolo molto nebuloso, molto molto soft. Ha paura di offendere i comunisti. Poi, si sforza, tuttavia, la Chiesa, di scoprire le ragioni della negazione di Dio che si nascondono nella mente degli atei. Quali atei? Non ci sono soltanto gli atei comunisti, marxisti, socialisti. Ci sono, per esempio, anche gli atei liberali, che oggi sarebbero liberisti.
gli atei del darwinismo sociale, gli atei ricconi inglesi e statunitensi. E consapevole della gravità delle questioni suscitate dall'ateismo, in generale, comunista o supercapitalista, megacapitalista, quello delle multinazionali, ritiene che esse debbano meritare un esame più serio e più profondo. Va bene. La Chiesa crede che il riconoscimento di Dio non si oppone in alcun modo alla dignità dell'uomo, dato che questa dignità trova proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione. Inoltre, la Chiesa infatti riceve da Dio creatore le doti di intelligenza e di libertà ed è costituito nella società. Non diminuisce l'importanza degli impegni chiamati. E poi continua. E continua e continua. È anche interessante. Pertanto, con questa soluzione della nota, un numerino, Paolo VI ha raggiunto pienamente il suo obiettivo filocomunista. Poiché il documento non cita espressamente la parola comunismo, ma neanche liberismo, supercapitalismo, e perché in un certo senso rimanda questa condanna del comunismo a quattro encicliche papali. Quindi quattro papi avrebbero a loro modo, poi bisognerebbe andare a vedere nelle singole encicliche, avrebbero a loro modo condannato il comunismo, ma il concilio ufficialmente no. Si limita a trattare l'argomento dell'ateismo. Come detto, ateismo socialista e ateismo liberista, ma anche ateismo scientista o altre forme di ateismo. Concilio Vaticano II. Allora, il 24 novembre Paolo VI aveva ordinato che fosse inserita la nota, il numerino, nel documento come riferimento al comunismo. Quando è arrivata la bozza di questa soluzione? 3 dicembre, ossia 5 giorni prima della fine del concilio. Nuova furbata. Allora, Monsignor De Prensa Sigaud, il brasiliano, tradizionalista, lamenta che il documento sull'ateismo non si sia spinto più lontano. Allora, il CETUS, il gruppo tradizionalista dei vescovi, distribuisce una lettera a 800 padri conciliari per ricordare loro di votare contro lo schema sulla Chiesa nel mondo moderno, visto che gli argomenti relativi al comunismo e alla guerra non sono soddisfacenti. Ma siamo a 5 giorni dalla fine del concilio. Questo tentativo avrà poco effetto. Solo 131 padri su 800 voteranno contro il documento sull'ateismo. Cioè, a 5 giorni dalla fine del concilio, anche i tradizionalisti si adeguano alla volontà del Papa. Il Papa ha deciso un numerino e si accontentano del numerino. Si fanno bastare il numerino. I vescovi prepotenti vincono perché lo sanno che i vescovi corretti alla fine rispettano o le regole o le tradizioni o l'autorità. E sapevano pure che gli altri vescovi, pigri e indifferenti, erano al terzo anno di lavori e alla quarta sessione. Per cui, a questo punto, avrebbero mandato i principi ideali a quel paese
per sfinimento. Infatti, 7 dicembre, il giorno prima della chiusura del concilio, voto definitivo per l'adozione dello schema sulla Chiesa nel mondo moderno. 2309 voti a favore, 75 contro. Non sono pochi. Per la maggior parte membri del Cetus Internationalis Patrum, i tradizionalisti. Quindi, come ha scritto Walter Kasper, la larga maggioranza è modernista. E abbiamo visto come si è determinata questa larga maggioranza il penultimo giorno del concilio. Ma Paolo VI, certamente in questa occasione, non ha cercato il compromesso con la minoranza fino a determinare un documento conflittuale, come aveva scritto Walter Kasper. I conti non tornano, i Kasper non tornano. Ancora le contraddizioni di Walter Kasper. Secondo lui Paolo VI era fondamentalmente dalla parte della maggioranza, che sarebbe stata modernizzatrice, però in questo caso è proprio tradizionalista. Ma non per questo il concilio ha espresso qualcosa di importante sull'essenziale della religione a beneficio dell'uomo comune. Allora, 20 settembre, voto per l'adozione dello schema sulla rivelazione divina. I padri esprimono molte riserve, in particolare per ciò che concerne i rapporti tra scrittura e tradizione, articolo 9. L'inerranza delle scritture, articolo 11. L'inerranza è l'impossibilità dell'errore nelle scritture. E 3. La storicità dei Vangeli, articolo 19. Si confrontano diverse scuole di pensiero teologico e la commissione segue una visione ecumenica, ossia filo protestante. Ottobre. Il Cetus invia al Papa un memorandum sull'articolo 11 dello schema sulla rivelazione divina. Il Papa riceve insieme numerose proteste sugli altri due articoli disputati. Cosa decide Paolo VI 10 giorni dopo? 18 ottobre. Paolo VI fa recapitare al Cardinale Ottaviani, presidente della Commissione Teologica, un elenco di osservazioni riguardanti gli articoli 9, 11 e 19 dello schema sulla rivelazione divina. Il cardinale Ottaviani, che era stato messo in minoranza nella sua stessa commissione dall'Alleanza Europea, dai vescovi del Nord Europa, filo protestanti, ne è sollevato. Il Papa vuole che si apportino delle modifiche ai tre articoli dibattuti. E ora vediamo fin dove si sono spinte queste modifiche. E indagatore, qua c'è il prossimo video.